grazie a Massimiliano e grazie a voi. Allora, comincio col dire che le mie conversazioni, perché io parlerò oggi, ma poi ci rivedremo anche domani, nel loro insieme riguarderanno un periodo determinato. Ecco, vorrei chiarire subito questo punto, un periodo determinato della biografia intellettuale di Gramsci. Un periodo, per dare subito dei riferimenti, compreso tra il maggio del 1930 e il maggio del 1932. Come certamente voi ricordate, Gramsci era stato arrestato, nonostante fosse ormai deputato, era stato arrestato a Roma l'8 novembre del 1926 e dopo il cosiddetto processone, che era iniziato il 28 maggio del 1928, dove era stato condannato a 20 anni, 4 mesi e 5 giorni di reclusione, era arrivato nel carcere di Turi di Bari il 19 luglio del 1928. Solo nel gennaio del 1929, sulla base del vecchio regolamento carcerario del 1891, aveva ottenuto il permesso di scrivere in carcere, cioè in pratica di tenere nella cella, dove ormai si trovava da solo, carta, penna e libri. Era un permesso però condizionato da gravi, anzi gravissime restrizioni che bisogna tenere sempre presenti quando si leggono i quaderni del carcere. Per ricordare soltanto le principali, non poteva tenere fogli sciolti, ma solo quaderni. E questo è l'unico motivo per cui scrisse quaderni del carcere. Era un autore abituato a scrivere su fogli sciolti, non su quaderni, non amava i quaderni. E poteva tenere con sé, cioè nella sua cella, non più di 4 libri che erano di volta in volta prelevati dal magazzino del carcere. E diciamo che tra libri e quaderni, sul suo tavolo di recluso, non potevano essere più di 4 o al massimo 5 pezzi. Quindi poteva lavorare, figuratevi, con all'incirca con 2 quaderni a disposizione per volta. Tuttavia, fin dalla lettera a Tania, cioè a Tatiana Schucht, la cognata, del 19 marzo del 1927, aveva cominciato a fare programmi di lavoro. E come si sa, alla data dell'8 febbraio del 1929, data che lui, l'unica data che scrisse sui quaderni, in capo al primo foglio del primo quaderno, quando dunque iniziò la stesura del primo quaderno e dei quaderni in generale, allora stilò l'elenco dei 16 argomenti principali come guida per i suoi studi. Cominciò allora la composizione dei 33 quaderni del carcere. Nell'archivio della Fondazione Gramsci ne abbiamo 35, perché ce ne sono 2 che portano i contrassegni carcerari, ma sono rimasti di Turi, ma sono rimasti inutilizzati, cioè Gramsci non li usò, sono in bianco. 33 sono quelli scritti, compresi i 4 quaderni di sole o di prevalenti traduzioni, cioè quei quaderni che, su cui tornerò poi un attimo, denominati dagli studiosi A, B, C, D. E questi quaderni vennero scritti tra il febbraio, dunque, del 1929 e la metà del 1935, secondo alcuni qualche nota anche successivamente, fino al 1937, anno della sua morte, ma nella grande maggioranza fino alla metà del 1935. Sono composti da oltre 2000 note, in parte miscellanee e in parte, come in un'occasione lui stesso le definì, speciali, cioè monografiche. Ecco, ho ricordato queste notizie che costituiscono, diciamo così, i fondamentali
per gli studiosi di Gramsci e per gli studi su Gramsci, perché per il discorso che noi dobbiamo affrontare oggi e domani è necessario tenere presente la cronologia dei quaderni. Guardate, solo da pochi decenni, cioè non da molto tempo, abbiamo imparato, dirò così, che il pensiero di Gramsci non è univoco, ma si evolve nel corso del tempo, nel corso degli anni, e si evolve in stretta connessione con le vicende biografiche del prigioniero e con le vicende politiche del suo tempo. Rispetto alla edizione tematica dei quaderni, che apparve in 6 volumi per Einaudi tra il 1948 e il 1951, ma anche rispetto all'edizione critica curata da Valentino Gerratana nel 1975, insomma, abbiamo imparato a dare il giusto rilievo, anzi direi un grande rilievo, al fattore tempo. Questo ha reso possibile cominciare a ricostruire, ecco, non ancora ricostruire compiutamente, c'è molto da fare, ma cominciare a ricostruire il pensiero di Gramsci nel suo sviluppo. Non per sfuggire i nodi teorici, no, come qualcuno obietta, ma per collocarli in un processo che è fatto di ripensamenti, di vere e proprie crisi e di forti discontinuità. A partire dal quaderno 1, che sostanzialmente occupò Gramsci nel corso del 1929, e alle traduzioni che vennero condotte fino al 1932 e poi abbandonate, Gramsci fino all'aprile del 1932 si dedicò alla raccolta di note miscellanee, come si leggono nei primi quaderni, dal primo all'ottavo. Nell'aprile del 1932 accadde qualcosa di molto importante nel suo lavoro. Già nella lettera del 22 febbraio del 1932, Gramsci chiedeva a Tania, alla cognata, di inviargli, diceva così, quaderni di formato normale, di non molte pagine, nei quali avrebbe cominciato a riordinare le note sugli intellettuali che aveva disperso nei precedenti quaderni miscellanei. Era l'inizio di un progetto nuovo, quello appunto dei quaderni speciali, non più soltanto dunque miscellanei, ma ordinati per argomenti precisi, diciamo monografici, con la rielaborazione di pensieri precedenti, testi C, ci tornerò poi un attimo, e con la elaborazione di nuove note, testi cosiddetti B, cioè di unica stesura. Così nacquero i grandi, direi, quaderni di Turi, del periodo di Turi. Anzitutto il quaderno 10 sulla filosofia di Benedetto Croce, poi il quaderno 12 sulla storia degli intellettuali, quindi quello su Machiavelli, il 13, e successivamente il più breve quaderno 18, è quello sulla introduzione alla filosofia, cioè il quaderno 11, e via via gli altri che vennero composti a Formia, cioè dopo il trasferimento di Gramsci da Turi a Formia. L'istituzione dei quaderni speciali fu dunque un passaggio di rilievo nella storia dei quaderni, direi un evento periodizzante della storia intellettuale di Gramsci in carcere, una vera e propria, direi, svolta nel metodo di lavoro e nel merito, cioè nelle idee che produsse scrivendo questi quaderni. Tuttavia, i quaderni speciali vennero preceduti da alcune sezioni tematiche che ne costituiscono la preparazione e anche la fonte diretta. Il primo e più importante di questi blocchi tematici furono le 3 serie di appunti di filosofia, così li intitolò, che Gramsci scrisse nel 4, nel 7 e nell'8 quaderno. Fate attenzione alle date di composizione. Gramsci iniziò la prima serie degli appunti di filosofia nel 4 quaderno, sono le note
dalla 1 alla 48 secondo la numerazione che diede Valentino Gerratana nel 1975. La cominciò, questa prima serie, nel maggio del 1930, cioè negli stessi giorni in cui cominciava a scrivere nello stesso quaderno 4 le note sul canto decimo dell'Inferno di Dante, di cui ci occuperemo domani. E concluse questa prima serie tra l'ottobre e il novembre. E subito, immediatamente dopo, nel novembre del 1930, avviò la composizione della seconda serie nel quaderno 7, le note 1-48, che terminò intorno al novembre del 1931. E in quello stesso novembre cominciò a scrivere la terza serie, nel quaderno 8, sono i paragrafi 166-240, che concluse nel maggio del 1932, cioè quando iniziava l'avventura dei quaderni speciali. Dunque, nell'insieme, come vedete, la stesura degli appunti di filosofia impegnò in maniera continuativa 2 anni di lavoro. E già queste osservazioni di carattere cronologico offrono una indicazione sulla importanza di queste 3 serie di appunti di filosofia, che insieme alle note dantesche, che sono strettamente connesse, e alle note miscellanee sugli intellettuali che si leggono nel quaderno 4, paragrafi 49-77, possiamo dire che segnano un primo punto di conversione nella ricerca carceraria di Gramsci. Qui si apre una nuova prospettiva di riflessione che è basata su una intuizione di natura filosofica che condurrà nei quaderni speciali all'idea di una filosofia della praxis. Su questo aspetto, la genesi della filosofia della praxis, che è anche nel titolo di questa mia conversazione, dobbiamo soffermarci brevemente. È noto a chiunque legge Gramsci, anche poche righe, anche poche pagine, è noto che si tratta di un'espressione caratteristica del lessico dei quaderni. Un'espressione che fin dalla prima edizione tematica, cioè nel 1948, ha sollevato molti problemi. D'altronde non era possibile non osservare che in molte note Gramsci sostituiva lemmi, diciamo, tradizionali, in particolare l'espressione materialismo storico, la sostituiva con questa formula, filosofia della praxis. I curatori della prima edizione, cioè Felice Platone, che era stato incaricato di curare la prima edizione dei quaderni, e Palmiro Togliatti, che era il supervisore per Einaudi, per il partito, diciamo, indicato nel contratto con Einaudi, in un glossarietto, così si intitolava, spiegarono che la sostituzione era stata operata da Gramsci, lo cito, per non insospettire la censura, che in effetti era diventata più rigida proprio in quel periodo. Nella edizione critica del 1975, Valentino Gerratana non ripeté questa ipotesi, però bisogna aggiungere, non arrivò a correggerla sostanzialmente. Solo da non molto tempo, grazie appunto alla lettura diacronica dei quaderni, abbiamo potuto osservare che la sostituzione dell'espressione materialismo storico con filosofia della praxis corrisponde al mutamento del problema fondamentale posto alla base del programma di ricerca dei quaderni ed esprime, direi, l'esigenza di una nuova visione del marxismo teorico, che anche nella denominazione, anche nel nome, voleva distinguersi dalla idea corrente di ortodossia. L'espressione filosofia della praxis cominciò a essere adoperata da Gramsci in maniera sistematica, ricorre anche qualche volta prima, ma in maniera sistematica a partire dall'aprile del 1932, proprio cioè in coincidenza con l'avvio della composizione dei quaderni speciali. Nei nuovi testi B, cioè nei testi di stesura unica, ripeto, e nella rielaborazione operata nei testi C, cioè nei testi di dubbia stesura dei quaderni, il marxismo non si chiamava più
materialismo storico, ma si chiamava appunto filosofia della praxis. Però questa espressione non nacque improvvisa, fu lungamente preparata. Negli appunti di filosofia possiamo appunto seguire il suo affermarsi. Almeno dalla composizione del quaderno 8, Gramsci ritenne opportuno riferirsi a una precisa linea di pensiero, cercando di rielaborarla al fine di rendere sempre più chiara la novità teorica della sua riflessione. La formula ovviamente rinviava a una tradizione ormai consolidata e caratteristica del marxismo italiano. Per la prima volta era stata adoperata da Antonio Labriola nel 1898, nel terzo saggio sul materialismo storico, quello intitolato Discorrendo di socialismo e di filosofia, dove Labriola aveva definito la filosofia della praxis come il midollo, il nocciolo del marxismo. E proprio nel periodo degli appunti di filosofia, Gramsci tornò a richiamarsi con forza alla prima, come all'unico pensatore, badate, isolato, eretico, eterodosso, che aveva posto in maniera corretta, anzi in maniera esemplare, il problema teorico del marxismo. Ma la vicenda di quella formula si era protratta ben oltre la prima. Era partita dalla Priola, ma non si era esaurita in Priola. Anzitutto era stato Giovanni Gentile, in un saggio del 1899, intitolato appunto La filosofia della prassi, a svolgerne il concetto, sia pure in una forma che è lecito definire distruttiva, cioè per dimostrare che Marx finiva per contraddirsi tra il richiamo alla prassi, alla praxis, che indicava Hegel, la dialettica, in generale l'idealismo, e quello al materialismo, che invece derivava dal rovesciamento operato da Feuerbach. Tuttavia, lo studio di Gentile, benché distruttivo, fu molto importante per il marxismo italiano, anche perché direi rese esplicite due premesse della filosofia della praxis che Labriola aveva taciuto. Da un lato ne rivelò la parentela con la riforma della dialettica di Bertrando Spaventa, che era stato il maestro di Labriola. E d'altro lato, per la prima volta, la legò alle tesi su Feuerbach del giovane Marx, di cui, come è noto, offrì la prima discussa e discutibile traduzione italiana. E dopo Gentile il tema della filosofia della praxis era stato ripreso da Rodolfo Mondolfo, che ne prospettò un'articolazione diversa, certo legata sia alla Priola sia a Gentile, ma diversa perché passava per il ripensamento del rapporto storico tra Marx e Feuerbach. In Gramsci non mancarono influenze di tutti questi autori, però l'influenza decisiva fu quella di Labriola. Un autore che lui, come d'altronde Togliatti, conosceva bene fin dal periodo giovanile e che non a caso si trova già citato in alcuni articoli del 1918, quindi del periodo giovanile di Gramsci. Gramsci diede il massimo rilievo al contributo di Labriola, fino ad affermare, lo cito, la necessità di rimetterlo in circolazione e di fare predominare la sua impostazione del problema filosofico, e lo fece, direi, per un motivo specifico. Nel lessico di Labriola, la filosofia della praxis significava in primo luogo la critica del marxismo in combinazione, come diceva Labriola, cioè in combinazione con le correnti idealistiche, con il materialismo, con il neocantismo. Dunque significava l'esigenza di un ritorno all'opera di Marx. Significava insomma cercare in Marx il nucleo di una filosofia originale. Questo ritorno a Marx, dunque l'affermazione dell'autonomia, perfino dell'autosufficienza del marxismo teorico come filosofia, in Gramsci indicava la critica del modo in cui il marxismo teorico, tutto il marxismo teorico, direi, si era sviluppato dopo la morte di Marx, sia nella seconda che nella terza internazionale.
Per questo, proprio a partire dal maggio del 1930, in riferimento al paragrafo 153 del quaderno 1, per questo Gramsci cominciò a svolgere una confutazione, a tratti feroce, distruttiva, del manuale, come lo definiva, di Bukharin, cioè del libro che si intitolava La teoria del materialismo storico, manuale popolare di sociologia, che era uscito a Mosca nel 1921 e che certamente lui aveva letto durante il suo soggiorno a Mosca nel 1922-1923. E un manuale, il manuale di Bukharin, che lui stesso peraltro aveva variamente utilizzato nel periodo precarcerario, per esempio per alcune dispense per la scuola di partito del 1925, che possiamo dire divenne quasi il simbolo dell'ortodossia materialista invalsa nel marxismo sovietico. Era una critica filosofica, questo è il dato rilevante, che articolava la critica politica. Quella critica politica che Gramsci aveva svolto nella famosa lettera del 14 ottobre del 1926 al Comitato Centrale del Partito Comunista Russo, dove aveva contestato la cosiddetta svolta e la nuova linea del Comintern, cioè la nuova visione del comunismo internazionale che si stava affermando con Stalin. Con questo recupero della lezione di Labriola, Gramsci, dunque, svolgeva una critica delle principali tendenze del marxismo teorico e soprattutto superava la sua precedente lettura di Marx. Gli anni del carcere, in modo particolare gli appunti di filosofia di cui ci stiamo occupando, testimoniano soprattutto questo, una nuova lettura di Marx da parte di Gramsci. Bisogna ricordare, ma sono cose note, che nel periodo giovanile Marx, nonostante che Gramsci fosse stato tra i fondatori del Partito Comunista e il segretario del Partito Comunista d'Italia, Marx non era stato un autore fondamentale, non era stato un autore fondamentale di Gramsci. Tutti ricordano il celebre articolo del 1918 sulla rivoluzione contro il capitale, con la C maiuscola, cioè contro il capitale di Marx, cioè l'idea che la rivoluzione sovietica avesse infranto proprio le incrostazioni positivistiche del capitale e generale del pensiero di Marx, mettendo finalmente in primo piano il ruolo della volontà, della soggettività, secondo l'insegnamento che soprattutto proveniva da Bergson, dalle correnti idealistiche di quel tempo. E la sua conoscenza di Marx, che all'inizio era limitata al Manifesto dei Comunisti, alla Sacra Famiglia, all'Esposizione Popolare di Engels, crebbe certamente durante il soggiorno a Mosca e poi a Vienna, nella prima metà degli anni venti, quando per esempio studiò l'antologia russa curata nel 1923-1924 da Adorasky e da Udalkov, dove tra le altre cose poté leggere anche brani della allora inedita ideologia tedesca di Marx e di Engels. Però furono gli anni del carcere a riportarlo a una considerazione diretta e direi del tutto nuova dell'opera di Marx. Il primo segno di questo rinnovato interesse per Marx lo troviamo nella traduzione che Gramsci condusse nel quaderno 7 tra il maggio del 1930 e il luglio del 1931, quindi per un periodo molto lungo, dell'antologia di scritti di Marx curata da Ernst Dran e che era intitolata Lohn Arbeit und Kapital, cioè lavoro salariato e capitale. Ora, grazie alla pubblicazione recente nel 2007 in due volumi dei quaderni di traduzione, noi oggi possiamo apprezzare l'importanza di queste pagine, che non erano solo uno svago o un esercizio distensivo, ma erano il segno di un grande impegno intellettuale. La cosa più importante è che Gramsci, traducendo, non seguì l'ordine dell'edizione originale, ma, come hanno giustamente segnalato e sottolineato i curatori, una propria gerarchia di valore in ordine decrescente. Cominciò dunque dalle tesi su Feuerbach. Proseguì con un
passo della prefazione del 1859 per la critica dell'economia politica. Si dedicò poi alle pagine iniziali del manifesto del Partito Comunista per arrivare verso la fine a un passo della Sacra Famiglia. Questa fu veramente la sequenza del ritorno a Marx nei Quaderni, sia per quello che, come capite subito, vi è escluso, per esempio non c'è il capitale, sia per il significato che ciascuno di questi testi assunse nel laboratorio teorico dei Quaderni. Le tesi su Feuerbach indicheranno l'orizzonte stesso della filosofia della praxis, come diremo tra poco, il blocco storico. Nella prefazione del 59 per la critica dell'economia politica, Gramsci indicherà i due principi fondamentali della formazione di una volontà collettiva. Dalla Sacra Famiglia emergerà il concetto di traducibilità. Già dalle traduzioni, insomma, si scorge, direi, la peculiarità del rapporto non filologico, niente affatto filologico, di Gramsci con Marx. Gramsci, possiamo dire, estraeva dai testi di Marx come dei principi, come delle dignità, che poi nella sua riflessione acquistavano dei tratti del tutto originali. Altrettanto decisivo negli appunti di filosofia fu il modo in cui Gramsci ripensò la filosofia di Hegel e il suo rapporto con Marx. È importante ricordare che il rapporto Marx-Hegel era stato sostanzialmente escluso da Benedetto Croce, cioè da un autore molto importante per Gramsci. L'hegelismo, nella visione di Croce, la lettura di Croce, rappresentava soltanto la precultura del giovane Marx, quindi c'era un rapporto psicologico, ma non teorico. Ed era stato inteso da Giovanni Gentile questo rapporto proprio come il centro di una contraddizione, quella cioè tra praxis e materialismo. Invece Gramsci diede molto rilievo alla posizione di Hegel. In primo luogo, Hegel era colui, scrisse, ed è una definizione di un certo peso, era colui che aveva compreso, scrisse così, cosa è la realtà. Cioè la filosofia di Hegel nella visione di Gramsci era la filosofia. Ed era colui che aveva scoperto la funzione moderna della società civile, che ha, scrisse, enorme importanza per la posizione assegnata agli intellettuali, dunque una fonte fondamentale del suo marxismo. Però soprattutto, direi, nella visione di Gramsci, questo è il tratto caratteristico, Hegel non era un filosofo idealista, come aveva insegnato per esempio Engels, ma era colui che aveva unificato materialismo e idealismo secondo una linea che precisamente sarà ripresa da Marx. Marx, anzi, nella visione gramsciana, aveva ripristinato l'unità del pensiero e dell'essere, dopo che la destra e la sinistra hegeliana, fino a Feuerbach, l'avevano lacerata. E ora, dopo la morte di Marx, il marxismo era incorso nel medesimo errore degli epicoli hegeliani. E il compito della filosofia, della praxis, che Gramsci cercava di costruire, era appunto quello di riconquistare la perduta dialettica dei due momenti, di riaffermare l'identità del pensiero e dell'essere, dunque di ripetere la sintesi già operata prima da Hegel e poi da Marx. Dobbiamo tornare un attimo sulle traduzioni, che come vedete hanno una certa importanza per capire Gramsci. La terza tesi di Marx su Feuerbach era stata pubblicata da Engels nel 1886 sulla Neue Zeit e poi era stata ripubblicata nel 1888 in appendice al volumetto su Ludwig Feuerbach. Engels l'aveva pubblicata per la prima volta con alcune vistose correzioni del manoscritto che noi conosciamo a partire dal 1932, cioè dall'edizione critica che ne fece Riazzano. Soprattutto Engels aveva sostituito l'espressione di Marx «revolutionere praxis», che significa prassi rivoluzionaria,
con la più complicata espressione Umwelt-Centered-Praxis, che letteralmente significa prassi che rovescia, prassi rovesciante, prassi anche che fa la rivoluzione, rivoluzionante. Questa espressione venne variamente tradotta in italiano e per lo più in maniera infedele. Quindi vedete, è curiosa, una curiosa storia. La versione di Engels non corrispondeva alla versione di Marx, la traduzione italiana non corrispondeva neanche alla versione manomissa di Engels. Gentile tradusse con prassi rovesciata, Mondolfo, nel saggio del 1909 su Feuerbach e Marx, con prassi che si rovescia, ed Ettore Ciccotti, per le edizioni Mongini, delle opere di Marx, Engels e Lassalle, fu l'unico, assai poco considerato, che si avvicinò alla traduzione più corretta, traducendo con pratica rivoluzionaria. Gramsci diede di quel passo la traduzione meno letterale e meno fedele che si possa immaginare, però bisogna dire quella concettualmente più pregnante. Infatti tradusse la Umwelt-Centered-Praxis con direttamente un rovesciamento della prassi. Non era certamente una buona traduzione, però era un concetto importante nella struttura teorica dei quaderni del carcere. Rovesciare la prassi nel pensiero di Gramsci significava che le superstrutture non erano il riflesso della struttura economica, ma erano una sfera attiva che appunto rovesciava, cioè determinava l'oggetto, determinava la struttura. E affinché questo rovesciamento accadesse era necessario elaborare, costituire una robusta volontà collettiva, una soggettività dotata di una propria visione del mondo. Insomma, come capite, il rovesciamento implicava la teoria della egemonia. Negli appunti di filosofia questo concetto ricevette il nome di blocco storico. Una formula tipica degli appunti di filosofia di cui stiamo parlando, che Gramsci abbandonò a partire dalla metà del 1932. Cioè, nelle note scritte dopo il 1932, la formula blocco storico non c'è più, scompare, viene sostituita da altri lemmi. Questa formula ebbe una origine caratteristica, che ci offre, direi, una idea sul modo di lavorare di Gramsci in carcere. In realtà Gramsci la riprese da una battuta di Georges Sorel che si trovava nella lettera a Daniel Alévy. La lettera a Daniel Alévy di Sorel fungeva come introduzione a un libro importante di Sorel, cioè alle riflessioni sulla violenza. E poi la ritrovò in un libretto che gli arrivò in carcere di Giovanni Malagodi, che si intitolava Le ideologie politiche. Nel testo di Sorel si leggeva che i miti non possono essere analizzati, cioè non possono essere scomposti nei loro elementi secondo il metodo delle scienze fisiche, ma, cito Sorel, occorre prenderli in blocco, come forze storiche. Lo stesso principio tornava a proposito delle ideologie politiche nel libro di Malagodi. Questa metafora indicava perfettamente, diciamo, la natura sintetica del rovesciamento della prassi, cioè la necessità di non separare struttura e superstrutture, ma appunto di prenderli in blocco come momenti entrambi reali di una unità reale. Nel quaderno 7, scrisse in maniera caratteristica Gramsci, scrisse così Gramsci: il concetto di blocco storico è l'equivalente filosofico dello spirito della filosofia crociana. Insomma, è la totalità. Qui si aprivano i grandi problemi della riflessione filosofica di Gramsci. Gli appunti di filosofia portano un'aggiunta nel titolo. L'aggiunta è materialismo e idealismo. Il problema della filosofia della praxis, sulla linea come abbiamo visto di Hegel e di Marx, era quello di unificare questi due termini. Da una parte si trattava di negare quella materia,
autonoma, indipendente, esterna, che da Plekhanov a Bukharin era stata elevata al fondamento filosofico del marxismo. Però d'altro lato si trattava anche di criticare l'idealismo nella forma speculativa, come lui la definiva, cioè nella separazione dell'idea dalla realtà, mostrando insomma che non vi sono categorie che non siano concetti, che non siano visioni del mondo, e che tutte le idee, come già aveva insegnato la Briola, che tutte le idee trovano una genesi sul terreno concreto della storia. Come scrisse una volta nei Quaderni, parodiando, diciamo, ma anche criticando Giovanni Gentile, disse che la filosofia della praxis è una filosofia dell'atto, però non dell'atto puro, ma proprio dell'atto impuro, cioè reale, nel senso profano della parola. Lungo questa strada Gramsci incontrò due problemi di un certo rilievo filosofico. Quello, come lui lo definì anche nei titoli di rubrica, della realtà del mondo esterno e quello della oggettività del mondo. I due problemi erano diversi e vanno tenuti distinti, però naturalmente l'uno conseguiva l'altro. Il primo problema, quello della realtà del mondo esterno, penetrava in tutta la storia del marxismo teorico, fino, diciamo, alla teoria leniniana, no, del pensiero come rispecchiamento della realtà oggettiva. Ripensare il marxismo come filosofia della praxis significava criticare a fondo questo presupposto. E Gramsci, in effetti, dobbiamo dire che se ne sbarazzò con molta decisione, proprio sulla linea di Hegel e sulla linea dell'idealismo filosofico. La realtà del mondo esterno si rivelò un mito a cui andava opposto il principio hegeliano della identità di pensiero ed essere. Ma Gramsci fece un passo ulteriore rispetto alle sue fonti. La realtà del mondo esterno era certo un mito, però la sua origine aveva un fondamento preciso, quello della religione. E in modo particolare la dottrina ebraico-cristiana della creazione. Era questo il mito che giustificava la credenza nel dato, in un mondo trascendente, cioè non fatto dall'uomo. La creazione di Dio escludeva la capacità creativa dell'uomo. Adamo, scrisse, è creato dopo il mondo. E anzi il mondo è creato da Dio per lui. La religione perciò non può allontanarsi dal concetto della realtà indipendente dall'uomo pensante. Perciò la filosofia della praxis assumeva i caratteri della immanenza, come la chiamò, usando una sua categoria chiave, e della critica della religione. Ma l'indicazione della religione come genesi del mito del mondo esterno implicava una conseguenza ulteriore e su cui probabilmente pesò l'influenza della filosofia di Bergson. Quel mito, quella fede, quella visione del mondo religiosa definiva la sfera del senso comune, cioè di una concezione frammentata, disgregata della religione, di cui la filosofia della praxis doveva operare la critica fino a realizzare, come si sa, la riforma intellettuale e morale. Se la realtà del mondo esterno rappresentava un mito, però non altrettanto poteva dirsi della oggettività del mondo, cioè della esistenza di un mondo comune. Anzi, la critica della trascendenza, l'affermazione di un così radicale soggettivismo, rendeva necessario ripensare il senso unitario del mondo, l'oggettività. E qui Gramsci, ben oltre l'idealismo, si rivolse, direi, all'altra grande potenza del mondo moderno, no? Oltre alla religione, cioè alla scienza. Liberato dal residuo realistico, il metodo scientifico aveva appunto il compito di costruire una realtà comune.
La scienza, spiegava Lucido, occupa un posto a sé, fra le superstrutture. Il suo compito è quello di operare una selezione tra le sensazioni, tra gli elementi primordiali della conoscenza, considerandone alcuni transitori e altri duraturi. In questo modo, aggiunse, si stabilisce ciò che è comune a tutti gli uomini. Si stabilisce questa oggettività, la si afferma, guardate, si afferma l'essere in sé, l'essere permanente, l'essere comune a tutti gli uomini, l'essere indipendente da ogni punto di vista che sia veramente particolare. Ma concludeva, anche questa è una concezione del mondo, è una ideologia. Questo discorso ci ha portati a un nodo centrale della concezione di Gramsci negli appunti di filosofia. A partire dal rovesciamento della prassi, come abbiamo visto, e quindi dal blocco storico, siamo arrivati alla definizione del senso comune e alla necessità della sua critica, cioè della riforma intellettuale e morale. Qui si ponevano diversi problemi. Gramsci guardò a fondo nel significato della critica del senso comune, soprattutto, secondo me, in una nota degli appunti di filosofia, che venne poi rielaborata nel quaderno 11. Qui scrisse, fate attenzione, che il lavoratore medio, lo chiamò così, cioè il proletario, l'operaio, il lavoratore, non ha una chiara coscienza teorica del proprio operare, ma, diciamo, vive un contrasto tra la pratica e la teoria. Un contrasto che si manifesta nella compresenza in lui, disse così Gramsci, di due coscienze teoriche. L'una implicita nel lavoro, nell'operare, che veramente lo unisce agli altri operai nell'opera di trasformazione del mondo. L'altra esplicita, diciamo superficiale, che invece deriva dal passato e coincide con il senso comune. Dunque, come possiamo dire, la prassi è ambigua per Gramsci. Unisce in sé il nuovo e il vecchio, il valore e il disvalore. E in questa ambiguità della prassi sorge il problema della egemonia, sorge propriamente il problema dell'egemonia. Voi capite che se la prassi includesse la coscienza, allora l'iniziativa rivoluzionaria sarebbe automatica, meccanica, iscritta nell'essere stesso del lavoratore, nella situazione del lavoratore e nel suo semplice operare. Ma nella prassi la coscienza è solo implicita, anzi è accompagnata da una visione distorta, da una visione conservatrice, cioè il lavoratore come tale è un conservatore, e si rende appunto necessario il passaggio alla egemonia, che rende esplicito quello che nella pratica del lavoratore, del lavoro, è solo implicito. Il passaggio all'egemonia, come vedete, è dunque al tempo stesso unificazione politica e costruzione filosofica, cioè teoria, un sollevarsi, possiamo dire, della coscienza al di sopra dell'ambiguità costitutiva della prassi. In termini filosofici possiamo dire è il passaggio dalla prassi alla teoria, dalla volizione all'intelletto. Riassumendo, da un lato dunque la coscienza non è esaurita nella prassi, ma chiede il lavoro di una filosofia. Però d'altro lato la coscienza non viene portata dall'esterno, come si leggeva in una celebre battuta del Che fare di Lenin, ma rende esplicito, porta a livello della teoria quello che è già contenuto nell'attività pratica del lavoratore. Vedremo meglio domani, parlando di Dante, la cosa sembra strana, che tutto questo viene raccolto in una parola aristotelica, catarsi, un passaggio dalla pratica alla teoria. Concludo aggiungendo un'ultima osservazione. Uno dei concetti più importanti
che Gramsci conseguì negli appunti di filosofia fu quello di traducibilità. È il succo del suo pensiero, quindi è un punto che non può sfuggire. Ora, come è facile comprendere, questo concetto trova una lontana origine negli studi di linguistica e di glottologia che Gramsci aveva condotto all'Università di Torino, soprattutto con la guida di Matteo Bartoli. Però nelle riflessioni del carcere si nutrì di molte altre fonti e di molte altre suggestioni. Lo spunto iniziale veniva da un passo della Sacra Famiglia di Marx ed Engels, uno di quelli che aveva tradotto nel Quaderno 7, dove si affermava, cito Marx ed Engels, che volendo paragonare la eguaglianza francese con l'autocoscienza tedesca, si troverebbe che il secondo principio esprime in tedesco, cioè nel pensiero astratto, ciò che il primo dice in francese, cioè nella lingua della politica e del pensiero intuitivo. Gramsci partì da questa battuta di Marx e Engels e ci costruì una filosofia, una teoria. Fin dal primo quaderno, nel riferimento al paragrafo 44 del primo quaderno, questo brano venne ricordato con continuità e poi nel quaderno 8, anche con l'aiuto di una nota che vi aveva scritto Croce nelle conversazioni critiche, venne anche ricondotto alla sua fonte hegeliana, cioè Hegel aveva fatto questo paragone prima di Marx. In modo analogo, Gramsci trovò una corrispondenza nel discorso di Lenin al quarto congresso dell'Internazionale Comunista del 1922, a cui lui aveva personalmente partecipato, cioè aveva ascoltato dal vivo questo discorso. Quando Lenin aveva criticato la risoluzione del congresso precedente, cioè del terzo congresso, sulle questioni organizzative, definendola troppo russa, interamente permeata di spirito russo. Ma questi spunti si allargarono a molte altre riflessioni, anzitutto al pragmatismo italiano, soprattutto a un saggio di Giovanni Vailati e a un piccolo libro di Giuseppe Prezzolini. Poi, in modo particolare, agli autori che avevano considerato un problema simile. Da un lato Bertrando Spaventa, nonché il Lapriola del quarto saggio incompiuto, quindi Bertrando Spaventa per la teoria della circolazione del pensiero europeo. E d'altro lato, certo, Benedetto Croce, che intorno a questo nesso circolare della teoria e della pratica aveva edificato tutta la sua filosofia dello spirito, almeno a partire dalla filosofia della pratica. Gramsci offrì la definizione più precisa del concetto di traducibilità proprio in apertura della seconda serie degli appunti di filosofia. Scrisse così, ve lo cito, sono pochissime. Il principio della traducibilità reciproca è un elemento critico inerente al materialismo storico, che poi diventerà filosofia della praxis nella rielaborazione, in quanto si presuppone e si postula che una data fase della civiltà ha una fondamentalmente identica espressione culturale e filosofica, anche se l'espressione ha un linguaggio diverso, è data dalla tradizione particolare di ciascuna nazione o di ogni sistema filosofico. Dunque, vedete, proviamo a sciogliere la prosa di Gramsci, non essendo scritta per un pubblico e spesso inviluppata, spesso contorta. L'interprete deve sempre cercare di scioglierla, di diluirla. Il principio della traducibilità anzitutto postulava, direi hegelianamente, l'esistenza, come scrive, di una fondamentalmente identica espressione culturale e filosofica, cioè relativa a una data fase della civiltà, ossia, come scrive, una stessa concezione del mondo, quindi un identico, no? Un'epoca che ha una sua visione del mondo, rispetto a cui i principi teorici appaiono reciprocamente convertibili, arrivando tutti insieme a costituire, come scrive un altro luogo, un circolo omogeneo. Un circolo omogeneo.
Poteva così accadere appunto che lo stesso principio rivoluzionario si esprimesse qui, per esempio in Francia, con le parole della politica, e lì, per esempio in Germania, con quelle della teoria. In Francia come rivoluzione e in Germania come sistema speculativo. Circolava appunto e si traduceva non solo, badate, nel peculiare genio nazionale Francia, Germania, Italia, Russia, ma anche nella distinta forma, nella distinta categoria che ciascuna nazione arrivava a incarnare in modo prevalente, prassi, teoria, arte e così via. I termini della traduzione erano, come vedete, anzitutto le spinte nazionali. E qui certamente Gramsci riprendeva il modello di Bertrand Spaventa. Inoltre, i termini della traduzione erano dunque le distinte forme che lo spirito sapeva assumere, presentandosi appunto come teoria o come prassi in un circolo omogeneo che richiamava il nesso che Benedetto Croce, nella sua filosofia, aveva istituito tra questi momenti. E non ci vuole molto, in conclusione, a comprendere che questo era anche un altro modo di concepire il movimento comunista internazionale. Il senso politico di questa teoria emergeva, possiamo dire, prevalente. Il nesso, cioè, tra dimensione nazionale e internazionalismo, di concepirlo in modo diverso e alternativo non solo rispetto al concetto trotskista della rivoluzione permanente, ma soprattutto rispetto al dogma del socialismo in un paese solo, al dogma del paese guida che ormai in questo periodo Stalin aveva imposto con il terrore. Mi fermo.